dall'argilla piccoli manufatti realizzati da persone con disabilità grazie a dei laboratori promossi al CERRIS da una fondazione che porta un nome celebre nel mondo proprio per le creazioni in ceramica, oggetti colorati che insieme diventano un giardino fiorito. Ce ne parla Simonetta Chesini. Il CERRIS, istituzione ben nota a Verona, fa capo all'ULS 9 Scaligera. È centro educativo riabilitativo di ricerca e di intervento sociale. Sono 300 persone che prestano la loro opera tra responsabili, personale sociosanitario, volontari. Oggi sono due le sedi, quella storica a Verona sulle Torricelle, grandi edifici, strutture riabilitative, parco, un centro a Marzana, comunità educativa per minori con problematiche familiari, disagio sociale, necessità di sostegno. Al CERRIS di via Montenovegno ci sono ospiti con gravi disabilità neurologiche. Ed è qui che, tra le varie altre attività che vengono promosse, si è lavorato per trasformare l'argilla in un giardino fiorito. Devi scoprire questa cosa bellissima, eh? L'ho già vista. L'hai già vista? Mannaggia, sei una privilegiata. Allora andiamo a scoprirla, così andiamo a vedere questo manufatto, questa serie di manufatti. La manina. 3, 2, 1. No. Wow, che bello! Ecco dunque svelata l'opera collettiva realizzata dagli ospiti della residenza sociosanitaria durante i laboratori di ceramicoterapia avviati al CERRIS dalla Fondazione Alto Atesina TUN, nome celeberrimo. Qui dal 2018 è in attivo un laboratorio di ceramicoterapia dove partecipano i nostri ospiti sia del centro del CERRIS che del centro di Marzana. È un momento di un incontro alla settimana dove i nostri ospiti possono esprimere le loro attività residue e non solo, perché c'è anche, ci sono momenti, abbiamo visto, di recupero di attività perse. Noi siamo presenti in 51 laboratori, 32 ospedali in Italia e anche all'estero, e sempre con attività di ceramicoterapia presso gli ospedali, principalmente e anche soprattutto in aree di, diciamo, pediatria oncologica. Un giardino fiorito in un luogo dove si coltiva la vita, che comunque va vissuta. Veramente è un giardino speciale. Un applauso! Andiamo adesso al CERRIS in via Montenovegno, dove alcuni ospiti della residenza sociosanitaria assieme agli operatori hanno dato vita ad un'opera collettiva durante i laboratori di ceramica, di terapia e ceramicoterapia avviati nel 2018 dalla Fondazione Lenetun. Anche un semplice pezzo di argilla diventa un'opera d'arte, tanto più quando a crearla sono disabili e minori con disagio sociale, che sono riusciti a scoprire la gioia della modellazione fino a creare da un pezzo di argilla appunto un'opera d'arte. Si chiama Fiorisce un giardino ed è proprio all'ingresso del CERRIS, un inno alla vita, frutto della creatività di persone davvero speciali che racchiudono in sé il valore di una grande collaborazione tra la loro famiglia, il team di volontari, gli educatori e lo staff medico del CERRIS. E hanno potuto sviluppare le capacità emotive anche delle persone che si sono coinvolte, al di là del risultato raggiunto, nel processo di manipolazione delle ceramiche. Una terapia ricreativa sostanzialmente? Sì, una terapia ricreativa che lavora sul lato emozionale delle persone che, al di là del prodotto, si sentono coinvolte in qualcosa di utile per loro. Per noi è una grande soddisfazione la realizzazione concreta di quello che poi noi con Fondazione cerchiamo di fare tutti i giorni, perché poi insomma è un lavoro ovviamente importante di raccolta e di impiego poi dei fondi, e questo poi per noi, insieme poi alla soddisfazione
e insomma vedere un po' i nostri ospiti, i nostri ragazzi che lavorano e realizzano, per noi ovviamente è la più grande soddisfazione, certamente. Dietro tutto questo c'è anche uno staff di ceramisti e volontari della Fondazione Lenetun, che ogni giovedì regala il proprio tempo per dare la possibilità agli ospiti, anche ai minori, di scoprire la gioia della modellazione, di creare piccoli lavori per se stessi e opere più grandi, collettive, che vengono poi esposte per far capire il loro vero significato. Ma significa scoprire qualcosa di nuovo e scoprire che anche loro possono essere originali come persone.